Buongiorno, siamo qui con Nora Iari dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che ci racconterà il suo progetto. Sì, non si tratta ovviamente di un mio progetto, è un progetto che nasce da un comitato scientifico che fa capo alla professoressa Margherita Russo. Officina Emilia nasce come progetto di ricerca e diventa una struttura vera e propria. Una struttura vera e propria in cui facciamo convergere diversi soggetti del territorio. Il nostro fine è, ad esempio, per quello che riguarda la scuola, rendere più vicino il territorio alla scuola. La scuola alle volte è separata dal contesto, noi cerchiamo di supportare la scuola fornendo attività, laboratori veri e propri che le classi vengono a fare nella nostra struttura e che ci consentono di avvicinare gli studenti di ogni ordine e grado che ci fanno visita al territorio che, in cui vivono, in cui si formano, in cui si troveranno a lavorare. E nel caso di Modena, il territorio, il nostro contesto vuol dire spesso meccanica. La meccanica è la realtà economica più importante del nostro territorio e è bene avere una conoscenza di questo aspetto per chi ci vive, per chi si forma e per chi ci andrà a lavorare, perché è un contesto che ne ha costituito anche molto l'identità del nostro territorio. In questo ambiente, oltre a arrivare alle scuole, convergono anche altri soggetti che sono il mondo delle imprese, ci lasciano ad esempio le imprese meccaniche partner, i loro prodotti, componenti meccanici che ad esempio i bambini riescono a toccare, a vedere e su cui possono fare un'esperienza molto importante, convergono le amministrazioni pubbliche. Evidentemente è un soggetto importante per questo tipo di attività che vuole mettere in rete soggetti che possono avere obiettivi comuni. Un obiettivo importante è proprio la conoscenza reale del territorio da parte di chi ci vive, che ci si forma al fine di rendere possibile e consapevole le scelte che si fanno. La reazione delle classi è stata positiva? La reazione delle classi è molto positiva, noi abbiamo una classe al giorno tutti i giorni, quest'anno abbiamo fatto 85 laboratori, prevederemo l'anno prossimo di arrivare a 100 perché c'è alta richiesta. Ogni ordine grado noi stiamo attenti, io ad esempio coordino il laboratorio didattico e stiamo attenti a fare attività che si basino sempre sul fare una cosa, noi raccontiamo il minimo indispensabile e cerchiamo di tirare fuori da loro, gli studenti, quello che già sanno. Ad esempio di esperienze familiari, ad esempio, e cercare di trasmettere contenuti facendogli fare delle cose. In ognuno dei nostri laboratori, che qui diversi sono illustrati, loro fanno delle cose e attraverso questo fare, uno, ne sono molto, molto coinvolti, quello che apprendono viene compreso a livello più profondo e cerchiamo anche di creare un ambiente che fornisca stimoli diversi da quelli che la scuola già riesce a fare per poter supportare i percorsi che le scuole fanno, che i ragazzi fanno all'interno delle scuole. Cioè, ad esempio, tante attività, non so, manipolative, di utilizzo di macchine, laboratori di robotica che una scuola non riesce a costruire, ma magari fa percorsi che possono avere un rafforzamento in questo tipo di attività. In questo modo riusciamo a entrare in collaborazione con tutti quei soggetti che devono parlarsi per poter poi effettivamente garantire un miglior funzionamento del territorio e delle persone che ci vivono. Bene, ringraziamo Nora Iari. Grazie a voi.